Ciao Sadino! Ciao Andrea! Come stai? Ma Ma andiamo avanti, Andrea. che Grazie. bello vederti! Che Grazie, Andrea, grazie. stai facendo? Niente, qua sono qua a Mendù. Katia sta preparando da mangiare. Che cosa mangiate di buono? Questa, che sta facendo Katia? Insalata di tonno, cosa mischiato così. Leggero, mettiamo a sera. Mi raccomando, bisogna mantenersi in forma. Sì. Ma Amidur è là vicino a te? E qua. Fallo venire, fallo venire. Ma dov'è? Ciao Amidur! Ciao, Andrea. Come stai? Bene, bene. Tu? Bene, come sta andando questa convivenza? Mettiti più vicino. Dai, dai. Come sta andando questa convivenza? Non so come rispondi anche. Sadino, come sta andando questa convivenza? Niente, da una parte è buono perché ci stiamo conoscendo meglio di carattere. Ma chi l'avrebbe mai detto? Che coppia che ho creato? Poi, una famiglia, adesso siamo come una famiglia, una piccola famiglia, io, Katia, tu. Di che cosa parlate? Ma niente, parliamo un po' di tutto, sopra questo problema di corona, un po' di paura, un po' di qua, Ma che del hai paura? tema. Eh sì, perché ogni giorno c'è una cosa diversa. Chi dice una cosa, chi dice un'altra cosa, non si sa cosa dire, si dice, ci sono diversi vari, allora ogni tanto parliamo come tu che ne pensi, come ne pensi, insomma abbiamo sentito e queste qua del G5, dell'iPhone 5, non lo so cos'era, come tu. Comunque queste qua del telefono, i radioattivi, tutte queste cose qua, ci sono diversi tavoli. Un sacco di sciocchezze dicono. Sì, però fanno paura. Ci variano un po' cosa pensare, cosa non pensare. E tipo io penso, allora forse è vero perché all'ospedale ne muoiono tanti, perché là ci sono tanti radioattivi, queste cose. E ci sono tante teorie, non so cosa credere, cosa non so credere, però alla fine vediamo come finisce. Sì, Se ma la non stare a leggere tutto, non stare ad ascoltare tutto. sì. Leggi solo, ascolta magari il telegiornale e attieniti a quello che ti dicono rispetto a quello che puoi fare o non puoi fare, perché volta per volta poi ci diranno cosa è meglio fare e cosa è meglio non fare. Sì. Che ci mettono paura, in guanti, questo, quell'altro, mascherina, toccare questo, toccare quello. Quando arrivo a casa fa la spesa, lava la spesa, lava i busti, lava quello. Tutte queste cose ci mettono un po' a disagio, capito? Prima addirittura c'avevo paura di toccare il telefono da me due, lui toccava il mio. Invece adesso piano piano stiamo pensando diversamente, capito? Ci abbracciamo, un saluto con la mano, non ci sono problemi, capito? Tanto siete chiusi in casa voi non vedete altre persone, quindi non c'è No, pericolo. nessuna, non vogliamo che si avvicini a nessuno, ci Ok. viene male. Siamo qua, penso che siamo tutti tre, che stiamo bene, quindi non vogliamo fare confusione. Che fai durante il giorno? Che fate durante il giorno? Durante il giorno, niente, guardo il TV, si smanetto un pochettino con il telefono, guardo film da ridere, Che film hai visto? tipo Totò, guardo Totò, qualcuno di Frank e Ciccio, i comici, che Una questi qua sono battuta di comici. Totò, una battuta di Totò che ti piace? Una battuta di Totò che mi piace. Veramente non mi ricordo che ci si aspetta una battuta di tutto il viaggio.
per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Perché non mi ricordo questa cosa. Sì, sì, allora mi hai chiesto a Poliziotto per andare dove andare, dove bisogna andare per una confessione, me la ricordo, e, dove dobbiamo andare su Corona, va. E quindi che fai? Quindi vabbè, smanetti col telefono, i film, cucini? A volte cucino io qualcosa, a volte cucino Katia, poi parliamo. Qual è il tuo piatto che stai fare meglio? Il tuo piatto che fai meglio? Il piatto che faccio meglio io? Niente, non mi piace fare la caponata, oppure verdura, tante verdura, insalate, faccio molto insalate, faccio questa roba qua. Specialmente ricette dalla nonna, da mia mamma, tutte queste cose qua, tipo i calciofini ripieni, cioè, tutte queste cose, roba qua. Scusa. Amidù li mangia i carciofini ripieni? Sì. Però no, non ci metto macinato, queste cose, no. Vegetariane. Oh. La trotta abbiamo mangiato assieme, il compleanno di Katia. Allora ho fatto poi qualcosa adatto per tutte e tre, capito? Che bello. Abbiamo mangiato verdura e scampi. Scampi? Sì. Wow. Scampi, che poi non so, ma c'è la forma di scampi, era quella piccolina, non so come si chiama, c'era un altro nome. E poi il prosecco. Il prosecco. Un piccolo prosecco, tanto per brindare. Cosa ti manca della vita di prima, Sadì? A me veramente manca il lavoro. Sì, manca il lavoro tantissimo. Sì. La mattina, quando mi alzavo, non mi chiedevo sto andando a lavorare, mi chiedevo vado al mare, sto andando al mare, già quella cosa, ma vado al mare, per me già era una gioia, stamattina ero a lavorare, no, sto andando al mare, perché niente, quella parola mi dava una cosa positiva, bella, bella proprio. Specialmente a volte quando era triste, oggi me ne vado al mare. Ma pensi che il tuo lavoro cambierà nei prossimi mesi? Cioè che dovrai cambiare modalità di stare vicino alle persone? Cioè forse ci sarà la mascherina? Come la vedi tu? Ma per me penso che per me c'è un po' di accensione, poco ma poco, leggermente proprio, non la vedo tutte queste cose, perché penso ormai peggio è passato, penso vada meglio, che si può lavorare, posso stare più vicini a tutti, che questo virus ci ha isolato proprio, ci ha isolato tutti. Però vedo positivo che sarà un inizio come una famiglia più unita, che ci vogliamo più bene, che abbiamo passato, speriamo che lo passiamo tutti, questo momento difficile proprio. E tra noi, Milano proprio, ci sarà più rispetto, più vicinanza, più calore, educazione, rispetto verso il prossimo, penso che non ci sarà tutta quella che c'era di prima, tutti separati, ognuno per i fatti suoi. Penso che Milano sarà più unita. Speriamo, Sadino, amen. Sì. Speriamo. Ma no, senti. Dimmi. No, penso che sarà così, il mio pensiero. E spero che Dio mi ascolti queste parole. Sì. Ma la prima cosa che farai quando si potrà tornare a incontrarsi, a stare insieme, qual è il primo desiderio che hai in mente di esaudire? È venire da voi. Sì. Il primo desiderio. Così però. Sì, andare proprio al mare. Andare a vedere dove
lavoravo prima, a vedere persone, ma mancano tutte persone di Cenne, sì, perché Cenne per me è stata una famiglia, conoscevo tutti, un ciao, un buongiorno, come stai? Sì, è una cosa bella proprio, mi manca proprio questa cosa, non vedo l'ora che andavo, a me piaceva anche stare più ore, facevo più ore di lavoro, cioè, dovevo andare qua dove vado, va bene o male la... lavoravo, parlavo, divertivo, ma non lo vedevo proprio un lavoro, proprio sto andando a lavorare quanto noi, no, lo vedevo come una bella cosa. Il mio primo desiderio quando finisce tutto questo è un caffè da Sadino. Sì, perché dicono che sono il mago del caffè. Dicono, ma veramente, il mago del caffè. Posso confermare? Perché per fare caffè io ci metto tanta passione, tante cose, da anni, sempre ho guardato, ho imparato, ho memorizzato. Sì, per me quella macchina del caffè è proprio come il mio motorino. Devo sapere tutti i ingranaggi, tutto, guardavo cosa funzionava, o il macinino pure, guardavo questo, guardavo quello, il caffè sempre fresco, proprio mi piaceva proprio quando la gente dice bella, mi piace questo caffè buono proprio. Sì. Ma che cosa, c'è qualcosa che hai imparato da questi giorni in cui sei stato da solo con te stesso, hai avuto più tempo per pensare, c'è qualcosa che ti è venuto in mente, dici, ah vedi, se non passavo questi giorni così, non avrei capito questa cosa. Sì, su questo ho riflettuto tantissimo, ne ho fatto sbagli, insomma, va, certe cose si potevo evitare, tante cose potevo evitare. Allora ho riflettuto, tutti questi piccoli errori che facevo mi hanno insegnato che quando finirà tutto migliorerò, sì, il rapporto anche con gli altri, proprio di avere pace proprio con tutti. E poi, sì, e poi ti spuntano le ali e l'aureola, è fatto, e voli in cielo, cioè che stai dipingendo un santo, un angelo. Eh sì, perché spero che tutti la pensino come me, perché dopo tutta questa tragedia che c'è stata, proprio, penso che siamo diventati tutti più umani o più buoni dentro, proprio. Avere un cuore proprio per il più debole, aiutare il prossimo. Questo qua. Tipo l'altra volta sono andato a fare la spesa all'Esselunga e c'era una persona disabile che ci mancava, poverino, una gamba, e io già volevo aiutare, volevo andare a entrare dentro l'Esselunga e chiamare qualcuno che faceva passare prima, e non lo so, e allora ho detto faccio i fatti miei, perché non l'ho fatto, però mi è dispiaciuto, io volevo fare questa cosa. Fatto. Volevo fare questa cosa, andare dentro all'Esselunga, far entrare prima questa persona che era disabile, ci mancava il campo, oppure prendere una sedia e farlo sedere. E perché non l'hai fatto? Perché è successo due settimane fa e avevo ancora tanti pensieri, tanta paura. Però queste cose guardavo, non era per essere questo, però c'avevo tanti pensieri per i fatti miei e avevo paura di stare vicino agli altri. Però ho osservato che potevo fare, aiutare questa persona, o prendere una sedia di dentro all'Esselunga e portarla fuori a farlo sedere, certo. Oppure parlare col direttore, qualcuno, di farlo entrare prima. E non l'ho fatto. E questa cosa qua ci ho pensato, però potevo farlo, facendo un piccolo sforzo, anche che prendo una sedia o facevo sedere. La prossima volta. Ma spero con la, spero che Andrea questa volta non ci sia più una leggera, che questa sarà l'ultima. Ma invece senti, qualcuno che ha fatto un gesto bello nei tuoi confronti c'è stato in questi giorni? Sì,
parecchie vicende, anche un come stai, non l'hanno mandato messaggio, sì, qualcuno dice ci manchi, qualcuno dice ci manca il tuo caffè, sì, qualcuno spesso è volentieri, tipo l'altra volta per sbaglio mi sono cancellato da un gruppo e niente, poi mi è stato, mi hanno mandato un messaggio, dice perché ti sei tolto, e ce l'ha spiegato, poi mi hanno rimesso il gruppo, ma si vede che ci mancavo. Che bello. Come mai sei stato rimesso tolto? Perché chissà quando qualcuno faceva quel pensiero di qua di là. Invece sei stata una persona brava, mi ha chiamato, mi ha detto Sabino, ma perché? E ci ho detto, guarda, ci stavo smarezzando il telefono, guarda. E niente, non potevo fare più niente. Ti voglio bene. Grazie Andrea, grazie. Senti. Ti ringrazio tanto che hai trovato a te, che hai mandato una grande mano d'aiuto, verissimo. Ma poi, più bella cosa che c'è in questa casa, guarda. Vedere. È vero che c'è il giardino fuori. Il giardino, allora questa cosa mi anima proprio. Vengo qua in cucina, guardo il giardino, cose, oppure apro la porta, una cosa bella, bella. Cosa vedi fuori là dal giardino? Che cosa ti capita di vedere? Niente, guardo i prati, gli alberi, perché passa poca gente. Niente. Mi accontento così, mi faccio una passeggiata vicino. Sì. Poi ho tanti ricordi qua fuori il giardino. Mi ricordo quando era d'estate, mettevo la sedia fuori, la sedia sdraio, mettevo là, prendevo un po' di sole. Sì, bei ricordi proprio questo posto, c'è, sì, sì, tanti ricordi. Ti mando un bacio, Sadino. Grazie Andrea, anche a te. Un bacio a Katia e a Midù, fate una buona cena. Grazie. Io spero tanto che questo video vedesse mia mamma, almeno sarà contenta. Non so se qualcuno del mio nipote lo farà, spero di sì. Avvisiamo i tuoi nipoti. Va bene, lo farò. Sì, sì. Ciao Sadino. No, perché questo periodo ci ha detto mia mamma, devo non far entrare nessuno, perché non è una cosa che è preziosa che mi è rimasta mia mamma. Non ci c'è detto la mamma non fare entrare a nessuno, tranne una sorella del sangue, poi in guanti e maschera, perché tu c'hai 90 anni, ci ho detto. 90 anni e come sta? Sta bene? Sì, sta bene, però non ormai più, da un paio d'anni non cucina più, c'è l'altra sorella che ci porta da mangiare, perché mia sorella vuole andare, la portare a casa sua, e mia mamma ha detto no, io mi resto a questa casa, non abbandono questa casa. C'è tutti i miei ricordi, Ma dov'è? Dov'è che è lei? Dov'è lei? Catena Nuova, provincia dov'è? Di Enna. È un piccolo paese, carino. Anche là sono tutti isolati, chiusi. Sì, sì. È lucida qua. Lei? È lucida? Mia mamma? Sì, è proprio lucidissima, proprio. La chiamo spesso io. La chiamo spesso, sì. E che cosa poi, dici? Che cosa le dici per tranquillizzarla? No, lei, anzi lei mi tranquillizza a me, contrario. Che ti dice? Sì, stai tranquillo, di qua, di là, mi fa belle discorsi, poi non parla mai, parla sempre altre cose, parla. Capito? Ha mangiato, non ha mangiato, che cucini, cosa ha mangiato, che hai fatto, sì. Ma lo sa di Katia? Lo sa di Katia tua mamma? Sì, perché una volta l'ho portata in Sicilia. Sì, è stata in Sicilia. Sì. Ma ha detto di sì, non ho visto mai di una ragazza così, proprio, di una pulizia propria pazzesca. Anche qua in casa, proprio, in casa non c'è proprio una cosa sporca, ma è proprio igienizzante, proprio, igienizzante, proprio. C'è questa cosa del cuore, proprio. La mattina si alza, la prima cosa che fa subito, si mette una macchia.
c'è tutto qua, là proprio, tutto, proprio, tutto, tutto. Vetri, tutto, fa di tutto. E mi fa una bella, veramente. Ma io dico, ma dove prendere tutte queste forze in questi tempi? La mattina a volte faccio fatica anche a alzarmi. Tanto, dove devo andare? No, no, però bisogna mantenersi forti anche col pensiero. Sì. E quindi bisogna. Io ammiro Amitù perché è forte, perché vedo una persona forte, a volte mi trasmette un po' di energia positiva perché lo vedo, fa ginnastica, fa pesi, sì, una vita sana, esce poco proprio, sì, proprio una brava persona. Sì. In questo periodo che siamo più insieme ci abbiamo capito di più, ancora meglio. Beh, cioè, siamo andati sempre d'accordo, però in questo periodo proprio parlavamo sempre. Io lo chiamo, ma tu scendi, sono dicendo, andiamo qua a fumare la sigaretta da porta. Sì, scendo, parliamo un poco, sì, siamo Però non bene, mi sì. hai detto di che cosa parlate. Un po' di tutto, un po' di tutto. Di donne. Un po' di tutto, un po' ci sono le solite battute per farle ridere, un po' ultimamente ci raccontavo il mio lavoro quando lavoravo in Sicilia dalla campagna, che andavo a raccogliere i capri, quando finivano le capri andavo agli asparagi, poi finivano gli asparagi andavo a raccogliere le lumache, ci spiegavo la pianta dei capri come era formata, perché a lui ci sembrava che era sopra là, sopra il muro, sopra le cose, invece no, ci ha detto è per terra, è grandissima, la protezione, ci spiegavo, sì. E lui mi spiega qualcosa del suo paese. Che ti ha raccontato, Amidou? Del suo paese, niente, che mi ha raccontato qua, veramente tante cose, no, perché è venuto in Italia giovane, allora c'ha parecchi ricordi di là, poco, sì, no. Però penso che ci manca il suo paese, sì. L'importante è che stiamo bene. Certo. Chiamami, Sadi, mi Sì, raccomando. ok, va bene. Qualsiasi cosa chiamami. Ok, va bene. E non c'è nessuno. L'unica persona che ci ho, no, e beh, per me, tutte quelle lavorate, per me, io ho visto veramente una piccola famiglia, così, ciao, c'è quello, perché a me mi piace questa cosa, vedevo quello, ciao, buongiorno, quando andavo in cascina, sì, tante persone, tante conoscenti, sì, perché a Milano conosco poche persone, quasi pochissime. Tutte persone sono conosciuto siano da voi al mare, poi a Cenni, sì. Certo. Con il resto niente. Mando un bacio. Grazie Andrea. Ciao Sadino, a presto. Grazie, A ciao. te, grazie. Ciao. Saluto a tutti Cenni. Sì, lo faccio. Ciao. Grazie Andrea.